Cari amici, buongiorno. Eh, una mattinata particolare, una mattinata straordinaria. Eh, devo dire che sono eh, estremamente orgoglioso, sono estremamente orgoglioso perché eh, perché eh, oggi ed è un evento che in televisione credo non sia mai capitato e questo eh, bisogna sottolinearlo. Eh, oltre ad avere un ospite particolarmente gradito che adesso vi presenterò, eh, ma ehm, oggi per la prima volta in televisione accade un fatto assolutamente straordinario. Cosa succede? Noi siamo mh, circondati eh, da 28 opere clamorose, 28 opere fondamentali, straordinarie, che sono state trasportate nel nostro studio eh, direttamente eh, dalle pareti di uno dei musei più importanti d'Italia. Eh, uno dei musei più importanti d'Italia che eh, ha visto in eh, questi ultimi anni una ricostruzione importante eh, sul piano storico, sul piano culturale è sempre stato eh, importantissimo per la cultura non solo italiana ma per la cultura dell'umanità e eh, questa straordinaria mostra eh, che si è svolta fino a pochi giorni fa eh, eh, all'Abbazia di Monte Cassino di Franca Pisani che ha avuto una risonanza mh, non solo in Italia ma nel mondo è stata trasportata integralmente nel nostro studio e voi capite che questo è un fatto eh, assolutamente straordinario che ci riempie di gioia e ci onora, eh, questo è importante. Quindi volevo mettere subito, volevo sottolineare subito questa opportunità che si è verificata. E poi vi voglio presentare un volto eh, che gli amici di Arte Investimenti conoscono eh, perché è stato con noi ed è sta con noi per delle rubriche finanziarie, è sì, vero Roberto. Certo, sì. eh, Roberto Capitanio che eh, è stato praticamente il promotore eh, di questo eh, evento straordinario, eh, sia per eh, lui è originario di quelle terre, di eh, quindi eh, ci teneva in modo particolare eh, che, eh, eh, che l'Abbazia di Monte Cassino, eh, rivivesse un qualcosa eh, di vitale, no? come eh, una ricostruzione intellettuale, come eh, un passaggio ad una nuova era dopo un disastro eh, clamoroso, straordinario e lui eh, è stato, e lo dico con grande gioia e con grande piacere, eh, è stato eh, il... Eh, L'attore principale, praticamente, che ha reso eh, possibile eh, questa eh, manifestazione. E adesso vorrei che fosse proprio lui eh, che ci raccontasse eh, come eh, è avvenuto eh, questo evento straordinario, come è stato costruito, eh, come l'ha pensato, da dove è nato, eh, perché mi dicevi prima che è nato sì. anche da una mostra precedente di, una di Franca mestra, Pisani. Eh, sarà Roberto adesso che vi eh, introdurrà in questo mondo straordinario. Eh, intanto, magari eh, mentre noi parliamo, eh, per me lo vi farà vedere qualche quadro, qualche opera. Eh, però ci tengo. Eh, però ci tengo eh, che Roberto ci racconti eh, come nasce questa mostra, che poi ha avuto un successo eclatante eh, in Italia e nel mondo. Certo. Tanto buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Per me, evidentemente, è un grande onore essere a fianco di. No, no, per ospite. noi è un onore, allora, dai. Per, eh. me, per me è un onore essere ospite di Franco Boni e non è piaggeria, perché no, no, è comunque no, il volto, volto del, dell'arte in Italia. Quindi. Io non me ne voglio vantare, ma eh, questi colloqui, eh, queste interviste nel tempo. Eh, le abbiamo fatte con uh, Pierre Sani, certo, eh, con uh, Arman, certo, con, cioè, con personaggi, certo, eh, poi eh, Vittorio eh, eh, di casa, di quindi casa. Non, eh, mi fa piacere no. eh, che tu oggi eh, sia con noi. Eh, ma ti dico di più, eh, questo evento eh, ha avuto un successo importante. E anche la stampa ne ha parlato in maniera eh, imponente. Eh, imponente. Eh, però forse è andato anche al di là delle tue aspettative. Eh, dal punto di vista mediatico, sicuramente, sicuramente. Ma dal punto di vista del risultato, di quello che era la mia, la mia idea, eh, siamo andati nella direzione che auspicavo. Uh, intanto partiamo, partiamo da dove, da dove bravo, è nata bravo. e il perché, magari aggiungendo anche che è vero che il Museo dell'Abbazia di Monte Cassino è sicuramente uno importante, ma lo è ancora di più l'Abbazia di Monte Cassino, cioè. nel senso che è l'abbazia a livello mondiale, questo lo dico perché visto che lei ha nominato, ha menzionato il fatto che ha organizzato questa mostra, perché essendo cassinate, essendo originario di Cassino, residente a Cassino, sono molto affezionato al territorio ed evidentemente avevo a cuore questa, questo evento, fermo restando che l'abbazia di Monte Cassino non aveva bisogno né, di, né <ride> di Roberto Capitano né di questa mostra, perché... perché No, bisogna, dai, avere, eh, bisogna avere l'intelligenza, abbiamo, abbiamo coniugato le cioè... esigenze diverse. Nell'occasione, l'anno scorso, in previsione che quest'anno ci sarebbe stata la ricorrenza del 75 anniversario della distruzione da parte degli alleati, Diciamo sono stati gli americani, ma da parte delle forze alleate, dove Monte Cassino è stata completamente rasa al suolo e poi successivamente anche la città di Cassino. Prevedendo che quest'anno ci sarebbero stati una serie di eventi eh, in Abbazia e a Cassino, suggerì all'abate Don Donato, Don Donato Gliari, se riteneva, se fosse opportuno, inserire nel calendario di questi eventi anche una mostra di arte contemporanea che però fosse legata alla distruzione, quindi che in qualche modo lanciasse un messaggio. Quindi intanto partiamo da questo, che questa non doveva essere una mostra di dipinti a mo' di galleria, quindi entro, vedo il quadro, uh, come bello. No, doveva essere una mostra, dovevano essere dei dipinti che dovevano lasciare il, il visitatore dici, a riflettere, a riflettere. La mostra si doveva tenere nell'ala del museo, che è formata da, da gigantografia, dove le pareti sono completamente tappezzate da queste foto della, della distruzione. Foto tragiche. Foto tragiche. Quindi bisognava coniugare, senza invadere, ma contaminando e soprattutto facendo sì che appunto, il visitatore, entrando lì dentro cogliesse un messaggio che era il messaggio intanto della distruzione, della ricorrenza, del ricordo che deve accadere e della, ricostruzione. e della ricostruzione ed ecco perché questi dipinti sospesi, quindi non appesi ma sospesi e trasparenti soprattutto, che dovevano appunto dare il segnale di questa ricostruzione, cioè questi colori sovrapposti alle gigantografie dovevano mandare un messaggio e questo è stato ottenuto perché i consensi i messaggi eh, i tanti, eh, le tante citazioni che sono arrivate sui social che sono arrivate via stampa nei video eh, mi convincono cioè mi hanno confermato che, che l'obiettivo è stato raggiunto oh, mi dici sì. come ti è nata esatto, l'idea di questo progetto stavo, stavo, arri stavo arrivando lì ora eh. questo era il progetto quindi adesso bisognava individuare un artista in grado di, eh, produrre, eh, di produrre delle di opere delle opere che, che fossero adeguate. Esatto, che fossero adeguate. Allora tutto è nato quando, nel, cioè no, non è nato nel 2017 quando c'è stata la mostra di Franca Pisani al macro, ma ricordando quello che Franca Pisani aveva fatto al macro, eh, mostra organizzata dalla signora Marzia Spadafora alla quale io andai all'inaugurazione, quindi dove c'era anche Franco Boni, ricordo. Dove c'eravamo. Eh, eh, sì, eh, sì. quella mostra eh, ha dato inizio proprio al concetto di trasparenza. Esatto, Ed esatto, è stata un'idea proprio infatti, eh, condivisa esatto, tra Franco Pisani lì, e Marzia Spatafone. Cioè proprio eh, Questo concetto di passaggio, di trasparenza. Ed è, stato, ed è stato quello, ricordandomi quello che era che era stato realizzato al macro in maniera magnifica eh, anche se lì si citava, si citava un altro sito archeologico si citava Palmyra una dà, citazione esatto, completamente, uh, diversa, completamente è. diversa però c'era un'installazione fatta con i marmi della Ru c'era quell'installazione lunga lungo il, il corridoio c è, c è, c è, c è. di voi abbiamo trovato la, la, la foto prima. E allora questi queste trasparenze, questi teleri che Franca espose, assieme alla, alla installazione della... Eccoli qui. Eh, eccoli qua. Non l'installazione che, fe... sì, eh, che... questa Questa via che conduceva all'origine praticamente. Eh, certamente. Dato che questa quest installazione fu fatta con dei reperti, scarti di produzione, comunque di marmi dell'agro... Eh, il, la coniugazione, il collegamento che mi ha consentito di andare dal padre Abbate e suggerire un artista che già sapevo che faceva opere trasparenti e poi aveva fatto questa installazione con i marmi della Enro, dato che la prima azienda che ha fornito i marmi dopo la, per la ricostruzione nel 1945 all'abbazia all di Monte Cassino è stata appunto la Enro. Ho detto allora, il collegamento è presto <ride> fatto c'è questa strada tracciata. Quindi, una andai, strada tracciata. esatto, andai esattamente con quel volume: dal padre abbate, e dissi: guardi, fermo restando quello che vogliamo che vorrei ottenere, che vogliamo ottenere. L'artista potrebbe essere Franca Pisani. Da lì il padre Bale l'ha cominciato a chiamare la Franca. La Franca. La Franca. <ride> Poi le racconto un particolare, un particolare molto curioso che, che ha lasciato, ci ha lasciato veramente... Eh, anche intuire la grandezza mi consenta di dirlo: la grandezza di un, del padre abate, che eh, è una persona: Io non ho avuto il piacere è una persona squisita, ma alcune, molto corta, molto, gota, molto, molto, corta raffinata. molto raffinata. Allora, lì a quel punto è stato semplice. Il padre abate ha immediatamente percepito la cosa. Eh, abbiamo fatto il nesso, quindi. Continuiamo, non è che dobbiamo continuare la mostra del macro, perché il macro è stato un grande evento e finisce lì. Adesso abbiamo un altro evento e quindi lì è nata questa cosa. Ed ecco Franca Pisani a Montecassino. Quindi io poi chiamai Franca, le, le proposi. Franca non sapeva nulla di, di, questa mia, di questo mio primo approccio, perché prima cioè. dovevo verificare. Chiamai Franca, Franca immediatamente eh, eh, aderì, per così dire. E cominciamo a ideare anche la scelta delle, della la forma rettangolare verticale, le, le dimensioni sono state eh, concepite appositamente per creare come se fossero delle finestre, perché dal primo momento sapevamo che le opere dovevano essere sospese a distanza, quindi dovevano essere delle finestre che dall'esterno consentivano tramite questa luce di, di, di guardare... Vogliamo um, vedere qualche immagine della mostra certo, mentre continui certo, a parlare eh, in modo che eh, certo. eh, anche i nostri amici eh. telespettatori Volentieri. entrino in qualche maniera nel, eh, nel, museo, della nel museo di Monte Cassino. Certo, certo. eh, eh, Carmelo, eh, questo qui ci affidiamo a te, eh, come al solito, eh, tutta la parte tecnica eh, ci affidiamo a te. Magari eh, non so se puoi continuare a, a far parlare magari il dottor Capitano magari togli l'audio, no no, 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 preferisce, allora, allora vediamo un attimo il filmato no. e poi continuiamo, il, continuiamo nostro, no. eh, il nostro discorso. delle celebrazioni del 75 anniversario della distruzione dell'abbazia di Monte Cassino, devastata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, l'artista Franca Pisani è stata invitata a esporre nella mostra personale Succisa Virescit, la forza della rinascita, nello storico museo dell'abbazia. Il titolo della mostra, dal latino, dopo essere tagliato, ricresce, ben rappresenta il lavoro dell'artista. Nell'esposizione curata da Roberto Capitanio, Franca Pisani espone infatti un'installazione realizzata con i reperti lapidei originali dell'antica Abbazia, recuperati durante le fasi della ricostruzione dopo il bombardamento del 44. Inoltre sono esposti circa 25 dipinti realizzati su seta di lione, la cui particolare trasparenza permette di sovrapporre i segni archeologici tipici dell'artista alle gigantografie in bianco e nero esposte nel museo museo, raffiguranti il bombardamento, la distruzione e la ricostruzione dell'abbazia. Questa è forse l'esposizione più significativa ma anche, diciamo, difficile per Franca Pisani perché attorno a sé non ha solo un museo, come è stato per la mostra al Macro di Roma o agli Uffizi, ma un vero e proprio pezzo di storia. Sì, sono convinto anche io che, che eh, probabilmente, sicuramente questa deve essere stata l'esposizione più difficile, ma Franca Pisani l'ha affrontata egregiamente. L'obiettivo era quello di creare questi, queste icone colorate sulla, sulla distruzione. Con qui, quindi con queste sete trasparenti c'è riuscita alla grande, c'è un effetto veramente eccezionale. Tutto questo è molto più evidente nell'installazione, il giardino di pietra, dove ha messo i suoi classici, tra virgolette, i suoi classici teleri, ma nelle sete di Lione secondo me è andata ancora oltre la sua ricerca perché lei ogni opera l'ha modellata, letteralmente modellata su Tutte le fotografie che, che gli sono state proposte, sottoposte, su cui lei ha studiato e ognuna di queste opere rappresenta una delle immagini che è presente qui nel museo. Quindi veramente, veramente un lavoro grandissimo, veramente un lavoro grandissimo. Il tuo impegno consiste da sempre nella riflessione su temi quali la memoria, il ritorno alle origini che proponi attraverso installazioni socialmente significanti. Sì, il Giardino di Pietra è un'installazione con Dei reperti archeologici dell'abbazia di Monte Cassino e devo dire che è venuto fuori un lavoro di grande emotività, ma anche veramente concettuale, perché questi pezzi rammentano eh, quello che è stato nel mondo 75 anni fa. Questa cattiveria diventa bellezza perché noi vogliamo tornare a vivere in un mondo di pace. Questo sembra un modo di dire rarefatto usuale però è bene rammentarselo spesso e inoltre abbiamo queste meravigliose sete di lione trasparenti come mai l'utilizzo la scelta di questo particolare materiale? Ma, eh, il materiale eh, accompagna sempre il mio, il mio segno perché io ho un segno primitivo che coccolo da anni perché sono io rappresenta veramente la mia ideologia artistica e la mia cifra stilistica però ho voluto usare la seta trasparente Completamente, perché c'è una relazione fra questo paesaggio sinistro della, del bombardamento e queste tele che sono, eh, da cui si intravede. Questo paesaggio sinistro, ma sono colorate. Abbiamo voglia di uscire da questa tristezza? Sì, assolutamente. E però, nello stesso tempo, è un lavoro che parte dal macro. Lì ho cominciato, dove ho visitato già i siti della Mesopotamia. Quindi, l'archeologia mi persegue e, e le sete di leone sono anche una grande forza pittorica. Vogliamo tornare anche alla pittura? Punto interrogativo. Ci troviamo a vedere oggi con questa installazione di Franca Pisani. Eh, davvero entra in dialogo attraverso queste sete di Dione, attraverso questi reperti del monastero che ha installato assieme anche ad alcune armi e del Metti dell'ultimo conflitto. Ecco, ci aiutano in qualche modo a riflettere e suscitano emozioni profonde dentro di noi. Quindi, il visitatore ecco, non rimane eh, così eh, con gli occhi spalancati ecco, a domandarsi che cosa avviene, che cosa succede, ma è lui stesso ecco che viene portato a riflettere e a dare una risposta su questa vita che con i suoi chiaroscuri porta alla morte ma soprattutto anela alla vita. Si tratta della prima volta in cui un artista contemporanea vivente espone all'interno del Museo dell'Abbazia. Franca Pisani fa rivivere Montecassino riportando a nuova luce antichi reperti e frammenti di storia, a testimonianza della forza dell'arte, la forza della rinascita. ancora più soddisfatto, ancora sì. più emozionato eh, di poter presentare ai nostri telespettatori eh, delle opere che hanno un significato, certo. eh, delle opere che significano una rinascita. Sì. Eh, non dimenticare, tutt'altro che dimenticare. È già il titolo eh. della mostra, dal titolo della mostra già, si evince già nasce tutto dal successo successo e quindi tutt'altro certo. è, è importante no. proprio questo sì. eh, cioè che eh, queste opere eh, non sono eh, il segno di una sconfitta no. eh, ma sono il segno di una rinascita eh, di una rinascita che non ha limiti eh, che eh, devo dire eh, nasce eh, da è un po' nell'animo di Franca Pisani. Eh? Cioè. Eh, la scelta è stata meditata, no? tutt'altro che, eh, mm, tutt mm, che casuale. Meditata ma immediata. Ma eh, immediata, eh, immediata. Cioè, cioè, ripeto, proprio è l'artista che poteva Sì, sì, partendo dal, ripeto, partendo, ricordando quello che ha fatto al macro, quello che avete fatto al macro. È stata no, meditata guarda, ma ci sono è, voluti tre secondi. Franca Pisani e Marzia Spatafoga. Esatto. Eh, ma diciamo sì, che sì. gran parte dell'itinerario, anzi io direi eh, l'itinerario mm. degli ultimi mm. 10 anni, 15 anni eh, di Franca Pisani eh, vive proprio di questa eh, collaborazione, di una collaborazione molto stretta, molto intensa, ma una collaborazione fondamentalmente intellettuale. Io in qualche cioè. modo non ho potuto farne altro che beneficiarne, di questo, <ride> che ripeto, è stata meditata, ma tre secondi avevo già deciso, adesso mancava, mancava l'abate e, e Franca. Cioè. Fortunatamente proprio perché in virtù del, del lavoro fatto in precedenza da, da Marzia Spadafora, da Franco Boni, Gabriele... No, io non eh, c'entro molto, vabbè, anzi io devo vabbè. dire Tranne che da lei. Il mio lavoro è quello di divulgatore, no? sì. quindi io cerco di svolgere solamente la, la, la parte della divulgazione, far conoscere, far capire, far conoscere, per me è fondamentale. Poi dopo. Invece c'è, anzi prima sì. di tutto questo, c'è la creazione sì, sì. e la creazione è dovuta a quelle due anime, a quei due, no, <ride> intanto, a quel binomio cioè, praticamente. Intanto vorrei tornare un attimo sul filmato dove vorrei, voglio porre l'accento su tre momenti del filmato. Prego. E Ribadire qualora non lo avessi fatto, lei prima ha detto eh, nell'introduzione iniziale della presentazione: Roberto Capitani è un attore principale. No. Co attore, perché l'attrice c'è un'attrice che è Franca eh, è Pisani <ride> io sono quello che, uh, che l'ha ideata che l'ha proposta però senza le beh, opere però pure... se la mostra si è fatta sì, sì, però merito a Franca Pisani che beh, ha realizzato certo, le opere ma questo quindi... lo do per scontato lo do Sì, per sì anche, anche io lo do per scontato però, però uh, quei giorni trascorsi assieme con Franca hanno, hanno consentito anche di avere un rapporto umano quindi eh, mi fa piacere, mi fa piacere eh, ma non condividere, perché sarebbe ingiusto, perché qui non è una condivisione. La mostra è di Franca Pisani. Certo. Cui... Allora, torniamo, tornando un attimo sul, sul filmato. Ci sono tre momenti. Intanto non avevamo ancora accennato all'installazione dei reperti che vista così sembrerebbe una cosa, diceva, anche quella una prosecuzione del macro, perché ha realizzato questa installazione con in questi reperti. Non abbiamo detto, non ho detto, che quei reperti, 50 reperti, non, sono, non erano mai stati esposti al pubblico. Quei 50 reperti sono stati letteralmente prelevati da una sorta di cavù, di magazzino, da, da me, da Franca, selezionati ed esposti dopo 75 anni per la prima volta. Che quei reperti effettivamente hanno vissuto il bombardamento, quindi oltre la parte come devo dire, architettonica scenografica cioè, dell'installazione c'è anche l'ulteriore suggestione c'è una, una testimonianza 50 reperti che la sovrintendenza ha dovuto autorizzare di cui ha dovuto autorizzare L'esportazione da una stanza all'altra, un'altra certo, seguendo tutte le eh, le Anche questa è una cosa molto suggestiva perché, eh, comunque, fare un'installazione con dei reperti mai esposti al pubblico. Anche quelli che hanno vissuto, che un tragico hanno, vissuto momento, guerra, hanno vissuto la guerra, lì Franca ha usufruito di altre che so, di, di bombe, di, di, armi, di armi dismesse e ha realizzato quello che abbiamo visto. Poi c'è la frase che ha detto eh, il padre abate, Don Donato, in cui ha confermato che lo spettatore entrando lì dentro eh, si, si, domandava, ha potuto, si domandava quello che noi volevamo, cioè c'è stata una, una distruzione ma adesso finalmente c'è una rinascita e questo grazie a questa installazione, a queste tele, tele trasparenti. Eh, per cui ha confermato, e questo è il giorno del Vernissage perché l'abbate ha seguito l'installazione ma poi la mostra completa l'ha vista il giorno del Vernissage e, e con tanto piacere è, colpito anche è lui. rimasto colpito anche lui quindi abbiamo ottenuto, abbiamo ottenuto quello che volevamo ottenere terza cosa che vista così non, non si comprende mh, quella fase in cui Franca Pisani sta Installando delle opere in quella, in quella cassa. Quella è una delle casse originali utilizzate dai tedeschi per mettere in sicurezza per asportare le opere prima del bombardamento. Ah. Quello è un lato del museo, sempre parliamo del museo inteso come gigantografie, dove ci sono le foto che riguardano appunto che documentano le, i momenti in cui i tedeschi. Quindi c'è anche questa preoccupazione anche sì, da sì, parte. I tedeschi non erano stati avvisati dagli americani evidentemente, però c'era la preoccupazione. Quindi e sono stati i tedeschi a mettere in sicurezza le opere di Monte Cassino. Quindi bisogna, comunque storicamente bisogna dare atto di, questo, di questa cosa. In, quel, in quell'angolo del museo ci sono queste foto che documentano questa... Fase, quindi militari che asportano, mettono nelle casse, casse eh, messe... anche la voluta far ridire. E lì c'è una cassa originale e allora lì è stata fatta questa situazione, che molto, per me è uno dei punti più suggestivi della mostra. Vista così potrebbe sembrare. Sì. Dici, ma che significa? Invece quella è una cassa aperta dove fuoriescono opere contemporanee, quindi fuoriesce appunto la, la rinascita. Ecco, messe in così quella... ha un senso. Ha un certo. senso, certo. certo. ho detto, <ride> focalizziamo l'attenzione, perché certo. lo spettatore che ha visto quello dice, vabbè, perché tutta quell'attenzione a, no. a quella cassa, Senso. E Quindi, poi ha un senso anche il fatto che escano queste opere quest, da queste, quella cazzo: certo, escono eh, cioè, opere. Queste cose. Proprio opere, questo senso certo, di certo, continuità. Eh, Vedi, eh, questo uno, non lo sapevo, no, so, immigraziare che è uno dei, fondamentale. È, una, è stato uno degli angoli più suggestivi. Poi, sempre se, se mi è consentito, eh, l'episodio curioso del padre Abbate, il giorno di inaugurazione che lei probabilmente non conosce. Non conoscevo neanche io, sono rimasto lì. Eh, arriviamo qualche minuto prima del, dell'orario, l'inaugurazione, arriva il padre abbate, salutiamo la prima cosa che dice il padre abbate rivolgendosi a Franca Visani, eh, che cappello indosserà? <ride> Io sono rimasto così. Si era documentato. Quindi, persona che evidentemente non ha ospitato una mostra tanto per Spingue, si era studiato. già documentato. Io non lo sapevo. Che Franca ogni mostra indossa un cappello ad hoc. Fatto esatto, per l'occasione. Esatto. Franca è rimasta per un attimo ha detto: oh, Ho preparato un cappello rosso. Il padre, e il padre dice rosso, bello, è un bel colore, è un bel colore. Questa... Adesso le racconto <ride> sì. un aneddoto sì. eh, io. Eh, quando conobbi Franca Pisani, ormai tanti anni fa, mh, lei eh, aveva esordito giovanissima con la pittura. Eh, con la pittura, con uh, L'arte concettuale veniva un po' dall'arte povera, quindi ehm, aveva avuto questo successo enorme eh, con la mostra al Boburg di Esordio sì. con Operozio, eh, quindi eh, veniva dalla poesia visiva, quindi un mondo giovane ma concettuale eh, portato quasi all'esasperazione della concettualità, eh, come accadeva ai giovani di, 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 di quella generazione. Eh, io un pochino di più, lei un pochino di meno, ah eh, però l'abbiamo vissuta un po' tutti noi eh, quella eh, generazione. E eh, Franca, eh, dopo quell'inizio eh, travolgente, straordinario, eh, ebbe quasi una, una crisi familiare, eh, fu costretta eh, praticamente non dico ad abbandonare la pittura, ad abbandonare l'arte, perché questo lei ce l'ha dentro, non, non l'avrebbe fatto mai. Però eh, ad, a, a sospendere, eh, anzi veramente volevano che abbandonasse, ma per questioni politiche, sociologiche, erano gli, anni, erano gli anni di piombo, erano gli anni eh, pesanti, eh, quindi eh, per questioni politiche e sociologiche eh, l'avevano costretta a... a sospendere perlomeno l'attività che lei aveva cominciato con entusiasmo e successo eh, straordinario e eh, per un periodo eh, lei è diventata disegnatrice di moda e, e indovini per chi lavorava? Lavorava per un eh, per personaggio che poi è diventato celebre, si, chiamava Chiara, si chiama Chiara Boni. Ah. <ride> quindi un boni era nel destino era di Franca destino. <ride> quindi, e lei eh, ha cominciato a lavorare per la moda l'ha fatto per qualche anno e da lì nasce anche eh, il piacere dei cappelli no? sì. eh, la gioia del cappello e da lì nasce la sua eh, necessità quasi eh, di indossare ogni manifestazione importante ogni eh, mostra importante eh, di indossare un cappello diverso e poi a Vienna eh, gliel'hanno celebrata questa cosa eh, perché eh, cioè, ci sono state tutte delle modelle che hanno sfilato, eh, ciascuna con uno dei cappelli di Franca Pisani. Eh, noi, io ho un, ce l'hai? Eh, è, è divertente perché eh, tu vedi eh, queste modelle professioniste eh, che sfilano. Eh, e l'hanno voluto fare loro, eh? l'hanno voluto fare loro proprio perché ciascuno di questi cappelli rappresentava il simbolo di una mostra. Eh, ma Franca in queste cose è particolare, è unica. Lo, lo, io l'ho scoperto, ammetto, ammetto È, è un artista, è un artista vera, è un artista vera, <ride> eh, ma è un artista di livello eh, internazionale e clamoroso. E eh, i riconoscimenti eh, che abbiamo, eh, li abbiamo proprio eh, perché è un artista che conta, È no? certo. eh, un artista che conta nel patrimonio eh, culturale universale. Oh, eh, dobbiamo, sai, per questione di tempo, dobbiamo sempre eh, concludere le nostre presentazioni. Oh, tu mi dicevi che eh, ciascuno di questi quadri poi era. Eh, Collocato in maniera tale, collocato e concepito, concepito, collocato sì. e concepito sì. eh, per eh, mettere in risalto un evento del che, passato. Sì. No? Eh, eh, me ne puoi descrivere qualcuno? Per esempio il numero uno eh, sì. mi dicevi che rappresenta. Il numero uno eh, qui è molto evidente perché c'è il bianco dietro, è un, uh, è un soldato tedesco. Ecco, vorrei, eccolo qui. Eh, vedi, il numero ecco, uno sì. rappresenta proprio un Ecco, e qui la particolarità del fatto che qui si apprezza la figura, quindi si vede eh, in maniera netta il profilo del, del soldato, mentre viceversa durante l'installazione si percepiva appena. Ma eh, torniamo al discorso: che doveva, essere, doveva essere così, ce ne sono altre molto suggestive. Guardavo quella che era, faceva da sfondo all'intervista del padre Abate, che è la 24. Quindi quel, le ali che sono le ali di un angelo, eh, oppure personalmente la mia preferita che do la numero 19, se, se leggo bene il numeretto, eh, che è la madre di, di San Benedetto, eh, non è, eh, forse ho sbagliato il numero. La prima grande, sì, la prima grande. Sì, la numero 19 che. Eccola qua. È, sì. Questa è la madre, la madre di San Benedetto. Erroneamente qualcuno la definiva una, una Madonna perché si intravede, questa, sì, si intravede questo, questa, scialle, eh, questo, questo scialle, questo, questo mantello. Questa. Sì, questo mantello. Eh, oh. la, la 21 è un monaco benedettino, quindi anche quella era sovrapposta ad una gigantografia dove, ecco qui nel, nel primo piano si vede, anche qui si vede quell'aureola, <coughs> quindi diciamo che è un santo, un santo benedettino. Ecco, in ogni caso ognuna di queste opere sono frutto di ispirazione che Franca Pisani ha tratto dalle, Dalla, dalle gigantografie, dalle foto. Questo è interessante certo. e devo dire che rende questa mostra sì, unica. assolutamente unica, sì, sì. assolutamente straordinaria. Sì. Eh, vuoi aggiungere qualcosa? Mm, aggiungo soltanto che io appena sono entrato qui nel set, eh, praticamente ho visto un'altra mostra: nel senso che qui con le pareti bianche eh, si percepisce la pittura, si percepiscono i colori, ovviamente per il fatto che ci sia il bianco dietro, mentre lì si percepiva la trasparenza, ma eh, d'altro canto doveva essere, non poteva essere diversamente. Lì, queste opere dovevano creare la suggestione qui sulle pareti bianche assumono la, loro, la, dimensione, la pittorica. dimensione pittorica e devo dire che sono spettacolari. Io durante, durante la, la presentazione consigliai ai visitatori, proprio perché erano trasparenti, consigliai loro di vederle lateralmente da entrambi i lati. E di vederle anche in maniera posteriore. Da dietro sembrano, sembrano quasi delle vetrate: sono, sono delle vetrate. Sembrano da delle vetrate. Sono delle sono, vetrate, sono delle cose dentro, straordinarie. Eh, sono veramente opere molto particolari. Uniche, Ma è l'ennesima invenzione di Francis certo. Pisani. Eh, questo fatto sì. eh, di dare il colore sulla seta di Lione, sulla trasparenza, eh, risolve eh, uno dei problemi eh, sulla luce. Nella pittura proposti addirittura da Rotro negli anni 50, eh, poi Emblema eh, lo, ha, ehm, lo ha non voglio dire superato, ma lo ha eh, completato con la detessitura. Eh, ma la vera comunione tra trasparenza e pittura, tra luce e dipinto, eh, l'ha inventata Franca Pisani con sì. queste tele di Lione sì. eh, e questo resterà nella storia. Questo... Eh, Sono tutti punti di riferimento sì. questa mostra certo. uh, lo sappiamo tutti lo sappiamo lo sai sì. tu e lo so io sì. uh, resta nella storia sì. secondo me sì uh, sia per, uh, per l'evento uh, nell'ambito dell'evento che è stata creata sia per l'unicità e anche per la testimonianza di quello che diceva lei, cioè per questa trasparenza, per questa concezione di voler. Facciamo confusione: la... ci diamo del tu e ci diamo del lei, diamoci del tu eh, <ride> sì. perché è più consumo più normale. Un grande, un grande onore, <ride> certo. Dicevo resta sicuramente nella storia per diversi motivi, sia per il contesto storico, sia per l'unicità e anche per la testimonianza della ricerca pittorica che Franca sta, fa sta è facendo. Unica, da... È unica, è particolarissima. Certo. Eh, io non posso, io eh, non posso che ringraziarti, non posso che ringraziarti, non posso che essere contento del tuo intervento eh, e so che stai preparando eh, tutta una serie di manifestazioni importanti, quindi... Eh, sì, eh, rientrano sempre nel discorso del... Però non dimentichi mai no, no, il no. lato finanziario. No, io sono qui, eh, resto devo girare. Devo registrare alcune puntate perché, con Arti Investimenti, ho il grande onore di, di poter fare queste trasmissioni sull'analisi sull del mercato dell'arte. Eh, Resta il tuo legame. Resta il mio legame, il legame con Arti Investimenti. Poi gli altri eventi che riguardano le celebrazioni del 75esimo. Ci sto lavorando, sono, spero che abbiano, anzi sono convinto che avranno la stessa, lo, stesso lo stesso successo. Saranno due, altre due cose completamente diverse, poi ne, ne parliamo, io sono abituato a, a parlarne tempo, dopo. A tempo, prima, giusto, prima. ne parliamo dopo. dopo. Ti ringrazio tanto e alla prossima. Grazie.